Per iscriversi al canale e non perdere nessun appuntamento con Polly e Lollo, cliccare su iscriviti e a sua volta cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche sui video. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, qui Paul e Lollo, e siamo per fare cosa? E siamo un nuovo episodio di Anteprima Rosso Bull per la gara Picerno Potenza di domenica. E siamo dove, Paul? È nello stadio Alfredo Viviani, la nostra seconda casa, a seguire l'allenamento pomeridiano del Potenza Calcio. Forse sentirete in sottofondo le parole del mister che incita i giocatori al gol nell'allenamento, come è successo adesso. Sì. Quindi, dopo aver visto questo gol, vi diciamo che i due calciatori che intervisteremo saranno Panico e Sicari in questo episodio. Poi nei successivi vedremo chi intervistare, qualche preparatore atletico, vediamo un po'. E dopo aver intervistato i due giocatori andremo a intervistare 10-15 persone, dove, come vi ho spiegato nella outro dello scorso episodio, Anteprima Rosso Blu, oppure la reaction, non mi ricordo, andremo a intervistare 10-15 persone e faremo la domanda, il marcatore e il minuto della partita. Tipo, se uno ci dice ventesimo minuto e segna il diciottesimo, comunque vince. Cosa vincerà Lollo? Vincerà un biglietto di Gabriele Cirilli, che verrà a Potenza il 13 dicembre allo spettacolo al Teatro Don Bosco. Questo ricavato di questo spettacolo andrà appunto all'associazione che combatte la distrofia muscolare, che si chiama Duchenne Parent Project. Quindi il biglietto costa 20 euro, e quindi chi vince potrà assistere a questo spettacolo anche per ridere, per passare una bella serata. Sì. E inoltre fa anche un'opera di bene. Inoltre, chi volesse fare una donazione ci può contattare nel nostro profilo privato di Facebook, che è quello che un po' tutti hanno capito, dove condividiamo i video nei vari gruppi del Potenza. Quindi noi andremo a intervistare queste 10-15 persone, chiederemo marcatore e risultato, chi andrà più vicino lo contatteremo successivamente per regalargli il biglietto. Quindi ci vediamo con i due giocatori. Forza Potenza. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, siamo con Ciro Panico, difensore del Potenza Calcio, e faremo le domande, io e Paul. Inizierà Paul. La mia domanda è: Ciro, oltre ad avere corsa e resistenza, anche un'ottima tecnica e precisione nei cross, a quali grandi calciatori del passato, magari del presente, pensi di somigliare di più? Voglio rappresentare a Marcelo, anche se è molto difficile, però guardo da lui e cerco di migliorare. Invece la domanda è, ci ha consigliato il mister, e quindi di descrivere lui con un aggettivo. Sì, il mister quest'anno mi sta aiutando molto, perché sia tecnicamente, tatticamente, mi sta aiutando molto questa stagione. Ringraziamo Ciro Panico e sempre Forza Potenza. Grazie. Forza Potenza. Okay. Ragazzi, siamo con Giuseppe Sigari, l'attaccante del Potenza, e faremo le domande di Paul. Inizierà Paul. La mia domanda è: i movimenti che fate tu e Franza, visti da fuori, sembrano automatici, quasi naturali e scontati, eppure giocate insieme solo da poche settimane. È merito degli allenamenti oppure perché fra campioni ci si capisce al volo? No, vabbè, sicuramente è merito di tutte le componenti, che sono gli allenamenti, i movimenti che comunque ci dice di fare il mister. Poi è normale che, penso lo stesso vale per lui, è molto più semplice fare dei movimenti per mettere sempre in difficoltà l'avversario, però ancora possiamo fare molto molto di più. E l'altra mia domanda, suggerita dal mister, è descrivere proprio quindi il mister con un aggettivo. Il mister con un aggettivo... Sicuramente un aggettivo, lui ce n'ha tanti, però quello che posso dire è sicuramente è una persona molto positiva, ecco. Lui trasmette sempre positività alla squadra, ma in generale proprio a tutto, perciò questa cosa sicuramente a noi è un grosso vantaggio. La mia domanda invece è: come ti trovi a Potenza e se la città di Potenza è adatta alla tua personalità? No, a Potenza, vabbè, è una bella cittadina, poi è piena, ecco, di giovani, essendo una città universitaria. Poi per quanto riguarda la città, a me, io per come sono fatto io, il mio stile di vita è abbastanza tranquillo, perciò io mi trovo benissimo dal primo giorno che sono arrivato qui fino ad oggi, ma penso che staremo bene fino a tutto l'anno. Ringraziamo Giuseppe Sigari, che è sempre Forza Potenza. Grazie a voi. Forza, ciao. Forza Potenza. Can porta la squadra in Serie C, in Serie C, in Serie C, Serie C, per me la partita Cerno Potenza segna Sigre al 17° del primo tempo. Ventesimo
minuto del primo tempo, reo Guaita. 32esimo del primo tempo, segna Franza per il Potenza. 38esimo, Esposito. Ora vinceremo 2-0, marcatore Franza e Siclari, segneranno al 70esimo e all'80esimo. Allora, Siclari al 29esimo del primo tempo. Carlos Franza, 35esimo primo tempo. Allora, Guaita, 17esimo primo tempo. Al 37esimo Franza, 1-0. Guaita, 15esimo minuto, Fargo.